Siete una delle peggiori e più avvilenti esperienze che si possano augurare a un insegnante. E se permettete, voglio dirvi un'altra cosa. Hanno capito subito che aria tira. Infatti, all'uscita, tutti a ruffianarsi. Pacche sulle spalle, professore qui, professore lì. Sì, sì, professore, questi giornali, sta al posto tuo. Oggi ci siamo trasferiti nella casa dei nonni di Roma, che sono morti. E tieni mai sul volante, Agata! Oh, oddio, non fermati! Fascismo è stato sconfitto dalla storia! Io vorrei che si esprimesse anche chi finora non ha parlato. A Montalto tra ragazzi di queste cose proprio non se ne parlava. Ma ci stanno le teste rasate? I miei cuginetti quando hanno preso il Pirocchi alla scuola materna. Cioè che Caterina è diventata la meglio amica della figlia di un ministro. Cioè non so se è proprio il ministro, però si è fatta un sacco di amiche nuove, sì. You were supposed to be here at 9 o'clock this morning. E se è fratello di Daniela? Io sono una sua compagna di classe, mi chiamo Caterina. Hai finito il culo. Io non ho pensato di venire a prendere la bambina. L'ho mandata a chiamare, adesso viene in camera con Margherita. Tengo quella, io. Chiama. Poveraccia, Caterina. È veramente troppo sfigata quella ragazza. Dai. Quella è gente privilegiata. Noi per loro siamo niente. Ma come ti fermi? Stupida!